Salve, sono Gennaro Lamberti, ho 43 anni, sono di Battipaglia, sono un tecnico informatico e sono candidato al Consiglio Comunale con la lista hashtag per un nuovo inizio, con Vincenzo il verso sindaco. Sono qui oggi per propormi a voi con un tema abbastanza sfruttato in questo periodo di campagna elettorale, cioè il commercio e il rilancio del commercio a Battipaglia. Vi starete chiedendo come mai ho questo giornale in mano. Questo giornale testimonia il mio impegno proprio a favore del commercio, in quanto già dallo scorso anno mi sono fatto portavoce di un gruppo di commercianti di Battipaglia proprio per segnalare ai commissari, alla triade commissariale, una situazione di degrado sia ambientale che anche diciamo legato appunto al principalmente alle condizioni in cui versa la città dal punto di vista igienico. Naturalmente siamo giunti ad oggi, la situazione è rimasta pressoché invariata, ragion per cui io credo sia necessario, ecco, appunto, che si faccia un'opera intensa di sensibilizzazione innanzitutto dei cittadini ad andare a votare per competenza e affidare il mandato a persone che siano in grado poi di proporre e di mettere in atto progetti seri e concreti per far sì che il commercio, in particolare in questo caso, il commercio possa finalmente riprendere. Noi da questo punto di vista, così come da anche altri punti di vista legati sempre alle problematiche della città, abbiamo le idee ben chiare. Il rilancio del commercio a Battipaglia può avvenire soltanto innanzitutto creando le infrastrutture, permettendo quindi che la gente possa raggiungere facilmente la città, possa trovare parcheggio, ma nello stesso tempo creare anche delle attrattive per far sì che le persone arrivino a Battipaglia e facciano il proprio shopping nei nostri negozi. Quindi si parte dai concetti basilari, far sì che i parcheggi siano efficienti e che soprattutto si crei la rotazione, quindi anche noi abbiamo anche l'idea che laddove sia possibile realizzare dei parcheggi regolamentati da un disco orario, quindi anche soste brevi di al massimo un'ora, in modo tale da creare anche la continuità e la ciclicità delle persone che vanno e vengono al centro. Dopodiché un'altra idea sarebbe quella di creare una carta di servizi che i commercianti offrirebbero alla clientela, in modo tale da creare una sorta di convenzione tra il cliente e il negoziante, il quale cliente usufruirebbe di benefici diciamo scontistica o raccolta punti e tutto il resto. Naturalmente tutto questo patrocinato dal comune, il quale andrebbe anche a regolamentare per evitare poi che ci siano delle promozioni o ci siano cose che magari siano poco chiare, ecco, perché già in passato ci sono state iniziative del genere condotte da società, da privati, e poi sono decadute sostanzialmente perché magari alla fine non erano sufficientemente trasparenti. In conclusione, diciamo che io sono qui oggi appunto per chiedere la vostra fiducia, in quanto è la mia prima esperienza, nonostante diciamo, l'età non sia più giovanissima, però ho deciso di scendere in campo perché fino adesso sono stato uno spettatore della politica battipagliese e francamente non credo di essere una persona non affidabile, anzi il contrario, chi mi conosce ha avuto a che fare con me sia dal punto di vista umano che dal punto di vista lavorativo, mi conosce e sa che persona sono. Di conseguenza il mio in questo caso vuole essere un appello innanzitutto, sperando che mi vogliate accordare la vostra fiducia. Ma in ogni caso, qualsiasi sia la vostra esperienza, il mio invito è quello di votare le competenze. Grazie e vi ricordo che questa volta la scelta c'è.